Grazie Bologna, ancora una volta per essere qua in questo momento. Non è una città di gioia in questo momento. Sono qui anche per dire, Putin, non ti lasceremo mai fare la guerra in santa pace. Mai, mai, mai. Non ci si può arrendere davanti a nessuna guerra. Faremo resistenza non violenta, costante, alzando il nostro grido, alziamoci. Alziamo, umani in alto, lo dico sempre, umani in alto, che non è una resa, ma una crescita. Deve intervenire l'OMS, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentale, qui si tratta di follia, di pazzia, di psichiatria, non c'entra solo la geopolitica, c'è qualcosa di demoniaco, di truce, di infernale, di genetico. Curiamo le persone che sono malate di guerra, curiamole. Abbiamo ancora dei dubbi? Si poteva prevedere? Si sapeva? Non mi interessano i moventi della guerra, mi interessano i morenti, le vittime, i profughi, gli orfani. La guerra non ha ragioni mai né sensi. Siamo il popolo del mai, stasera siamo il popolo del mai, questo voglio dire. Mai, mai e ancora mai. Vogliamo evolvere, non estinguerci. La guerra fa migliaia di morti, ma anche vivi. E noi accoglierli e difenderli, popolo ucraino, contate su di noi, donne badanti ucraine, avete assistito i nostri parenti, ci prenderemo cura di voi adesso, noi ci prenderemo cura di voi. Non ci abitueremo mai a vedere bombe, distruzioni, macerie, feriti in TV o sui giornali. Mai indifferenza, promesso. Mai accettazione, promesso. Mai sopportazione, promesso, promesso. Sempre immedesimazione, condivisione e amore. Fatemelo ripetere sempre, lo ripeto, mors tua, mors mea, vita tua, vita mea. Siamo legati, siamo legati. La guerra è il punto G degli impotenti della terra. Ci sono capi di Stato come Putin di una stupidità disarmante, di una crudeltà disarmante, di una bestialità disarmante. Disarmiamoli, disarmiamoli, disarmiamoci. Dobbiamo disarmarci. Devono imparare la vergogna, devono imparare la vergogna. Non è il giorno per parlare di strategie, ma di evitare tragedie già viste da sempre. Gino Strada, dove sei? Gino Strada, dove sei? Sei qua e hai raccontato già tutto. Dobbiamo dichiarare la terza pace mondiale, la terza pace mondiale vogliamo dichiarare. L'uomo è in pericolo? No, l'uomo è il pericolo. Finché non cambia anima, non indossa amore e si toglie potere, dominio, questo è il problema. Basta popoli da conquistare, vogliamo popoli con cui stare, popoli con cui stare. Il sangue resti nelle vene e arrivi al cuore, non lo voglio bevuto dalla terra, pace in terra. Perché la guerra in terra, la guerra in fossa, la guerra seppellisce. L'unica cosa da seppellire adesso è l'ascia di guerra. Questa è l'unica cosa da seppellire. C'è un virus, quello della guerra, creato dagli uomini. Si può combattere, questo sì, con un nuovo Green Pax. Voglio un Green Pax per guarire dalla guerra. Uomo, impara. Grazie Bologna! Grazie Ucraina, grazie, non ci estingueranno, esistenza e resistenza, grazie.